immaginate di dover riparare un frigorifero. Poi pensate di doverlo fare a 400 km dalla Terra, con addosso una tuta che pesa un quintale. Infine, immaginate di doverlo fare spostandovi a una velocità di 8 km al secondo. È in queste condizioni che ha lavorato l'astronauta Luca Parmitano durante la prima attività extraveicolare della missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea. Insieme al collega statunitense Andrew Morgan, con la regia di Cristina Koch e Jessica Mir a manovrare il braccio Canadarm2, Astroluca ha iniziato venerdì 18 novembre la serie di attività necessarie alla sistemazione dello strumento AMS-02, il cacciatore di antimateria installato all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Una delle attività più complesse mai svolte, dopo quelle effettuate sul telescopio spaziale Hubble, hanno spiegato dalla NASA. Bruna Bertucci, responsabile italiana dello strumento, docente all'Università di Perugia e associata all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci ha spiegato come funziona questo Sherlock Holmes dello spazio. L'esperimento AMS-02 è in orbita dal 19 maggio del 2011, quindi ha compiuto 8 anni e mezzo più o meno, ed è noto spesso come il cacciatore di antimateria, nel senso che è un esperimento di fisica delle particelle, un po' come quelli che si trovano agli acceleratori, al CERN, però concepito per studiare le particelle nello spazio. Noi siamo immersi in una pioggia di particelle, anche se non ce ne rendiamo conto, i raggi cosmici sono stati scoperti poco più di 100 anni fa. EMS in 8 anni e mezzo di vita ha raccolto più di 150 miliardi di particelle, che è sostanzialmente più di quante particelle siano state raccolte dal cosmo da quando i raggi cosmici non esistono ma sono stati scoperti. E gli obiettivi scientifici di EMS sono relativi a problemi fondamentali di fisica, ma che ci interessano perché sono legati all'origine e allo sviluppo del nostro universo, ovvero la ricerca di antimateria di origine primordiale e anche di segnali di antiparticelle legati alla possibile annichilazione di materia oscura. La materia oscura, giusto per ricordarci, che è una forma di materia che costituisce circa il 30% di tutto il budget energetico dell'universo, ormai di questo siamo più o meno sicuri, ma la cui natura non è ad oggi definita. Quindi ci sono molte maniere di cercare questa materia oscura, gli acceleratori cercano di produrle le nuove particelle, i laboratori sotterranei come quello del Gran Sasso cercano di vederne una che passa e interagisce nella massa del rivelatore, e noi cerchiamo di capire se delle particelle di materia oscura scontrandosi nello spazio producono delle antiparticelle, positroni, antiprotoni, e da queste quindi, come Sherlock Holmes, in base agli indizi fare l'identikit di questa nuova materia. A cosa serve questa serie di attività extraveicolari? Allora, MS è un programma che nasce a metà degli anni 90. Abbiamo fatto prima una fase preparatoria in cui abbiamo provato la tecnologia con un primo volo nel 98 e poi era previsto un secondo volo, quello di MS-2, a bordo della stazione spaziale, di una durata di 3 anni. Agli inizi degli anni 2000 però c'è stato l'incidente del Columbia che ha interrotto il programma dello shuttle. E quindi quando MS è stato portato sulla stazione spaziale, sostanzialmente non poteva essere più riportato indietro, perché il volo di MS è stato il penultimo volo di shuttle al mondo, l'ultimo dello shuttle Endeavour, e quindi un MS una volta andato su è rimasto là. Ma era programmato originalmente per 3 anni, quindi il suo sistema di raffreddamento del tracciatore, la parte più interna, quella che discrimina veramente la materia dall'antimateria, è arrivato a fine vita. Come un po' se uno ha un frigorifero, si scarica l'aria condizionata, uno deve rifornire il gas, magari la pompa del compressore non va più bene, la deve aggiustare, e questo è successo ad MS. Aveva 4 pompe che erano state pensate per funzionare alternativamente, quindi in ridondanza, per pompare un fluido fatto a base di anidride carbonica, CO2, che raffreddasse il tracciatore. Nel corso degli anni questo sistema, che era certificato per 3 anni, si è invece deteriorato, quindi quando verso metà del 2014-2015 abbiamo visto i primi segni di malfunzionamento, abbiamo avviato una procedura per costruire un pezzo non tanto di ricambio, perché non possiamo sostituire qualcosa dentro MS, ma in aggiunta per potenziarlo e quindi far continuare l'esperimento
con le sue prestazioni nominali, fino a tutta la durata della stazione spaziale. Lavorare ore e ore fuori dalla stazione non è semplice e richiede una preparazione fisica importante. Ne abbiamo parlato con Paolo D'Angelo, storico dello spazio. Sicuramente è uno stress una volta nello spazio, ma loro già da terra fanno addestramenti nella piscina, che è il sistema più vicino a quello che poi troveranno nella realtà nello spazio. E già in piscina loro hanno dei punteggi, vengono assegnati dei punteggi proprio per capire o meno se sono idonei a uscire nello spazio. Una volta lassù la chiamano una passeggiata, ma passeggiata proprio non è, perché per gli astronauti è veramente uno stress fisico notevole. Li paragonano a quelli che sono i piloti di Formula 1, che quando scendono dopo una gara di 70-80 giri nel circuito sono dimagriti di diversi chili, perché comunque è uno stress. E poi comunque c'è uno sforzo fisico notevole, perché le tute sono pressurizzate. È vero che hanno una pressione minore rispetto a quella terrestre, però comunque è uno stress veramente, uno sforzo notevole per gli astronauti. Luca Parmitano in queste attività è leader delle EVA. Che cosa significa? Lui è responsabile, quindi è EV1, sarebbe l'astronauta che esce con la tuta con le strisce rosse. E questo per noi è un grande motivo d'orgoglio, perché comunque EVA leader è solamente una volta un canadese, lo è stato, ma ne parliamo dei primi anni 2000. Oggi avere Luca Parmitano, comandante della stazione spaziale, uscire come EVA leader, che è la responsabilità sia la sua ovviamente che anche del suo collega americano Andy Morgan, credo che per lui, ma per tutti noi, sia un grande motivo d'orgoglio. Quella di venerdì è stata la numero 413. La prima fu nel 1965, protagonista Alexei Leonov. Tante sono le attività extraveicolari nella storia dello spazio. Ad aver effettuato una passeggiata spaziale sono 228 astronauti, compresi 12 che hanno calcato il suolo della Luna. Il recordman è Anatoly Solovov, che negli anni 90 uscì 16 volte dalla Mir per un totale di 78 ore. Tra le donne primeggia Peggy Whitson, per lei 10 attività fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, 60 ore totali la loro durata. Per Luca Parmitano, quella di venerdì scorso è stata la terza attività extraveicolare della carriera, dopo le due effettuate nel 2013 durante la missione volare dell'Agenzia Spaziale Italiana. La prima durò 6 ore e 7 minuti, la seconda 1 minuto e 32 secondi, interrotta dall'incidente alla tuta, di cui si guastò l'impianto termico facendogli riempire di acqua il casco. Parmitano rischiò di affogare e si salvò grazie alla sua grande preparazione. L'ultima uscita dalla stazione spaziale, della durata di 6 ore e 39 minuti, lo ha visto leader ed è la prima volta per un europeo. Sarà così per tutta la serie di attività necessarie a sistemare lo spettrometro AMS-02.